Giorno. Oh raga, chiudete la porta. No. Gli impressioni. Ah, questo è per me, scusate. Mi piacciono i fiori. Posso leggere? Sì. I suoi ragazzi, terza B. Dopo c'è la lettera più grande. In 3 anni avete imparato a scrivere e a leggere, ok. Quella è la letterina e questa è la letterona. Questa è la lettera. Come fiorellini e solitamente le letterine. Le letterine erano delle ragazze che portavano le lettere. Fiorellini. Fa niente, scaccio. Ci abbiamo messo solo un quarto d'ora, ma casa. La barca. Aperta da niente. Sì, per farle a leggere. Alta voce. Ragazze, fate i temi così, almeno. Cara professoressa. Si sta spaventando la colonna. Stavo insieme a due avvocati adesso, per due avvocatesse che prima hanno parlato del bullismo, vediamo se questo. Le volevamo chiedere scusa per quello che è successo. Il nostro comportamento non è stato dei migliori e per questo sappiamo che non bastano delle rose. No, vabbè, basta. È sicuro, con le rose comprate qualsiasi perdono. È una lettera, soprattutto per una donna, per gli uomini, insomma, le rose. È una lettera, ma speriamo davvero che possa perdonarci per l'ultima volta. Mai dire l'ultima volta. Si corre sempre nel rischio poi. Non immagina quanto c'è stata d'aiuto durante questi anni. Sappiamo bene che è merito suo. Ah, perché ieri vi ho parlato di Rocky. Se ora ascoltate quello che io vi dico. E certo. Se ora la maggior parte di noi è in terza, non ha mai lasciato indietro nessuno trovando del bene in tutti noi, nonostante questo sarà l'ultimo anno con lei, noi le vorremmo sempre bene. Anch'io. Con il metodo di studio che abbiamo utilizzato in questi 3 anni ci siamo divertiti molto, abbiamo imparato tantissime cose, abbiamo trascorso momenti belli e momenti brutti che ci hanno fatto maturare nonostante tutto. Con lei possiamo parlare di qualsiasi argomento e vogliamo che continui ad essere così. Lei è sempre stata l'unica a credere in noi, è la sola che ci capisce subito. E crediamo che nessun'altra professoressa sarà come lei. Avete fatto leggere la Daniele, no? Anche se lei svolge un ruolo di educatore, per noi in fondo è come una seconda mamma. Ragazzi, ne ho già 3 di figli. Mi sente un po' troppi, vabbè, dai. Speriamo che possa perdonarci anche se non lo meritiamo, perché per noi lei è troppo importante, indipendentemente da quello che desidera fare. Anche se spesso ci siamo comportati male, vorremmo migliorare. Vorremmo essere riconoscenti di tutto quello che ha fatto per noi. Per favore, prof, guardi, le promettiamo di trovarle il milionario. Ne possiamo parlare, ragazzi, ne possiamo parlare. Non vogliamo perdere la sua fiducia, che è importantissima per noi. Altrimenti non saremmo qua a scrivere questa lettera se non fosse così. Le promettiamo che da oggi non la deluderemo più. Ci scusi ancora se l'abbiamo amareggiata. Grazie ancora di tutto, un abbraccio grandissimo, la sua mitica terza B. Yes, e non ci piace quando la male. Perché le faccio stanotte? Che è successo stanotte? No, ma questa era tutta ieri, 5.000 messaggi. No, ho fatto un altro gruppo senza di me. Un altro gruppo.
o senza di me? No. Per il milionario ci siamo, mi perdono. C'è anche il bucato. Per la scelta del milionario va bene, se mi aiutate. Non da di miliardari. Vabbè, milionario di euro, va bene. Milionario di euro, va bene. Harry Scott. Abbastanza precisi con lessico. Sì, è ben articolato. Cos'è, l'ho scritta pure io questa? Scritta, scusa. Professore, la maggior parte ho detto un po' io, poi ho aiutato Morena. Recuperiamo i due di oggi e mettiamo un 9 a tutti. Sì, ho aiutato pure io. Mi perdono con un 9 perché è ben articolata e avete affrontato bene la traccia, che era la traccia della Columbro che si era arrabbiata con voi. Abbiamo ascoltato, quindi avete ascoltato, quindi certo avete, c'è anche poi la firma finale. Le parti che compongono la lettera, perfetto, anche solo una cosa. PS. La data. Mi hanno detto voglio. E poi anche un PS, ma il PS è una parte di persona, un abbraccio, un bacio da ognuno di voi. No, da lei no. PS è un lo so. Felice già che, anzi, te l'ho messo l'altro giorno, ti ho commentato. E ho detto. Sì, ha visto. Il giorno che lei si era arrabbiata. Maria Sole si esprime in questo modo, però forse è merito anche mio. Qualcosa.